stampa. Sì, riprendiamo l'articolo di apertura in prima pagina sulla Sicilia. Lo facciamo con il sindaco di Realmonte, Calogero Ziccari. Sindaco, buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi, grazie. Allora, la Sicilia di oggi titola L'isola che non c'è, costoni pericolanti e privati invasivi, da Acicastello alla Scala dei Turchi, dallo Zingaro a Siracusa, tratti di costa vietati ai bagnanti. Ecco, sindaco, qual è attualmente la situazione per la Scala dei Turchi? Ma la situazione della Scala dei Turchi è molto semplice. Noi abbiamo una bellissima falesia di faccia sul mare, che ovviamente tutti conosciamo, che però presenta in alcune parti dei pericoli di crollo di massi della falesia, e per cui c'è un'area che interdetta attualmente. E veramente ci sono due provvedimenti: uno che è un'ordinanza sindacale emessa da me, che va ad interdire un tratto di questa bella costa, proprio per il pericolo caduta massi e frane che ci sono state anche in passato, e un altro provvedimento della magistratura, che è un provvedimento di sequestro. E per cui proprio sulla scala non si può salire in questo momento. Si può andare però nella spiaggia che è limitrofa, quella che va verso Punta Grande, lato est della scala, quindi si arriva proprio ai piedi della scala, ma sulla scala dei Turchi non si può salire, l'accesso è interdetto. È interdetto a tutti, quindi anche ai bagnanti? È interdetto a tutti, anche ai bagnanti, certamente. Sindaco, prego. Né si può fare il bagno ai piedi proprio della scala, ma proprio al limitare della scala, né si può salire sopra. Però ripeto, sul versante est, quindi basta fare pochi metri, e là si può fare il bagno, ovviamente, e si può godere del panorama, cioè vedere la Scala dei Turchi in maniera inedita, perché quando sulla scala non c'è nessuno, ancora la bellezza di quel luogo è ancora superiore. Sindaco, poche settimane addietro era anche emerso un giallo, quello relativo a dei fori praticati sulla scala. Si è fatto luce su questa questione? Ma guardi, io su questa cosa non ho voluto mai polemizzare tanto, perché ci sarebbe sempre da parlare sulla scala dei Turchi, ma questa è una situazione che è ancora più semplice di quella che dicevo poco fa. Cioè, questi fori sulla scala vengono fuori da uno studio di natura geologica che risale a diversi anni fa, solo che si è verificata una cosa: mentre alcuni fori erano ben visibili sempre, altri erano stati coperti dallo scivolamento di materiale, perché quando l'impresa che ha effettuato un lavoro di consolidamento è andata là a lavorare, si sono scoperti anche questi fori. Ma io ho delle foto, risalgono a prima dei lavori dell'impresa, in cui già si vedevano tutti i fori. Quindi è assolutamente, ma poi sono dei fori di 2 centimetri di diametro per circa 2 centimetri di profondità, che stiamo parlando di niente. Perché quando si parla della Scala dei Turchi tutto viene amplificato, enfatizzato, si parla di una ventina di fori fatti ai piedi della scala, ma le ripeto che vengono fuori da uno studio scientifico che riguarda l'inversione, credo, della polarità terrestre, uno studio importante portato avanti da geologi, ma una decina di anni fa almeno, forse anche di più. Sindaco, ancora per quanto riguarda la Scala dei Turchi, lei prima ha detto che c'è un'area che è sottoposta a sequestro. È possibile ipotizzare una tempistica per la riapertura di tutta la zona e quindi riconsegna la fruizione dei bagnanti e dei turisti? Guardi, io non mi posso avventurare una previsione in questi termini, perché dico, ci sono due problemi: uno che riguarda la magistratura, e sulla quale non saprei che dire, dico, tocca al magistrato, al procuratore, vedere cosa fare. L'altro che riguarda invece il crollo, mi riguarda direttamente, ma io le posso dire che fino a quando, allora, l'autorità di vigilanza, l'autorità di bacino della regione siciliana, che è preposta alla tutela delle nostre coste, tra l'altro, ha di recente, a seguito di una serie di denunce, approfondito lo studio di quell'area, dicendo che il pericolo era maggiore rispetto al passato, cioè la pericolosità ed il rischio di quell'area erano aumentate. A seguito di questa cosa, io, di questo provvedimento, che tra l'altro veniva indirizzato al sindaco di Realmonte, invitandolo a mettere in atto tutti i provvedimenti per scongiurare pericoli, a seguito di questo provvedimento ho messo l'ordinanza di interdizione. Fino a quando non ci sarà uno studio che garantisca a tutti
sulla sicurezza di quell'uomo, io non penso di revocare l'ordinanza di interdizione. Lei capisce che là ci vanno centinaia di persone, forse migliaia di persone, ecco. E un crollo sarebbe veramente molto, molto pericoloso e porrebbe a rischio un sacco di gente. Ma quindi a questo punto è necessario preventivare qualche intervento in zona? Ma è probabile che ci voglia un qualche intervento, un monitoraggio, insomma, vedere, perché vede, quella falesia che è veramente molto bella anche presenta una fragilità che è intrinseca della roccia, e quindi sotto l'azione degli agenti esogeni è chiaro che il vento, la pioggia, la differenza di temperatura e quant'altro la deteriorano, la marna, e quindi ogni tanto si è verificato da sempre questa cosa, ma mentre prima ci andavamo solo gli abitanti del luogo e poca gente, adesso è diventata una meta turistica di livello internazionale, e quindi c'è veramente migliaia di persone ci vanno, e quindi l'elemento a rischio, diciamo, che è aumentato. Ma fino a quando non si farà uno studio più approfondito e qualcuno non sarà nelle condizioni di poter garantire per quel sito, parlo di tecnici, io non penso di rimuovere l'ordinanza di interdizione. Per quest'estate quindi comunque la zona rimane off limits? Ma io presumo di sì. Sindaco, noi la ringraziamo per essere stato stamani grazie qui lei, su Radio Fantastica. Ringraziamo il primo cittadino di Realmonte, l'ingegnere Calogero Zicari. Buona giornata. Buona giornata, grazie.